No. Oh, ti ho distrutto! E Zyrex sei proprio scarso. Sì, va bene. Intanto io sono a livello 56, tu sei ancora a livello 31, dai. Cosa? Ma come hai fatto ad essere livello 56 così in fretta, Zyrex? Lascia stare. Guarda, io in questa season mi sono ripromesso che voglio tenere tutte le skin bellissime che ci offre questo pass. Fino a livello skin bellissime? Di cosa stai parlando, Zyrex? Me lo puoi spiegare? Bravo, che ti mando delle foto, non le conosci? No, di cosa stai parlando? Delle skin rare? Aspetta, adesso te le mando queste foto perché sono davvero belle. Cioè, guardale qua. Ma, oh mio Dio, Zyrex! Ma queste skin runiche? Ma che figata sono! Le skin dorate, runiche. No, Zyrex, le voglio sbloccare anch'io. Ma come? Cioè, a che livello si sbloccano? Allora, ti dico, il massimo per ottenerle tutte è il livello 215. Quindi ci vuole ancora un po' per 215? Ma io sono solo livello 31. Servirebbe un modo per fare dell'XP in maniera abbastanza veloce. Anzi, molto veloce se devo arrivare al livello 215. Sono solo livello 31. Ma scusami, tu per caso sai come potrei fare? Perché vedo che tu sei già a livello 56. Ovvio che lo so come fare. Me lo puoi spiegare? Va bene, andiamo in partita, dai, su che ti spiego qualche trucchetto. Ok, ma Zyrex, che siamo in partita. Come devo fare? Scusami. Aspetta, forse ne so di qualche cosa. Forse devo mettere il codice Octi nello shop. Eh beh, quello è già il primo passo. Quindi già con quello è un boost di XP, dici? Secondo me sì. Codice Octi nello shop? Esatto, Octi. O-C-T-Y. Guarda, lascia stare, io lo uso sempre ed è... Beh, chiaro, è il mio codice, Zyrex, che cioè, avevi anche dei dubbi per caso? Guarda che mi offendo. Vabbè. No, io non ho dei dubbi. Sarà allora, meglio. Ti dico già dall'inizio. Allora, adesso tu mi dirai, Zyrex, stai scherzando? Io ti dirò di no. Allora, apri la mappa, fai muscolo M. Intanto. Ok. Vedi in alto c'è scritto incarichi. Sì, vedo gli incarichi. Ok, esatto. Prendi gli incarichi e tu prendi e li segui tutti. Semplice, no? Ma scusami, questo è abbastanza ovvio che devo seguire gli incarichi. Cioè, non mi hai detto nulla di nuovo in realtà. Vabbè, non si sa mai. È già un buon passo per iniziare. Poi, un altro trucchetto. E anche, come sai... Aspetta un attimo, Zyrex, non vedi che sto fightando con un nemico? Potresti avere un po' di pazienza nelle tue spiegazioni, altrimenti non le seguo. Stavo fightando con un nemico, aspetta un attimo, accidenti. Allora, io devo semplicemente fare gli incarichi, ma scusa, ce ne sono tantissimi, non so neanche da quale iniziare. Aspetta che ne guardo un paio, vediamo un po'. Cioè, tipo, per esempio, dovrei domare un cinghiale, oppure usare zipline diverse, oppure... Molto semplice. Ad esempio, vai l'aguglia, quella centrale, ho fatto già quella delle zipline. Easy exp. Meglio di così. Quindi tu dici che dovrei concentrarmi tantissimo sulle missioni? Sì, ma non per forza, c'è anche un altro modo. Scusami, quale sarebbe? Ora te lo spiego. Allora, in pratica, Fortnite, dato che per chi non, diciamo, non gioca spesso e non vuole fare le sfide del pass, che sono abbastanza. Ci sono dei trucchetti per fare più exp. E tu mi dirai in che senso. Allora, Fortnite ha aggiunto una cosa che si chiamano schedule. Ok? Cosa sono? Delle... Zyrex, ho trovato il lanciarazzi. E anche dei shieldini per te. Shieldini e shieldone. Ho trovato il lanciarazzi nella cassa mistica. Spacca. Ora andrò a distruggere questo nemico. L'ho distrutto. Si vede che non usava il codice Octi, era palese. Ora mi puoi continuare a spiegare il discorso? Ti dicevo, in pratica ci sono queste schedule. Tu cosa devi fare? Tu devi prendere e devi seguire la lettera. Tu immaginati delle schedule. Cosa sono queste schedule? Ti spiego, in pratica, che ne so, tu entri in una partita su Fortnite, cos'è che fai? Ti butti, saluti l'autista del bus. Ecco, se tu lo fai ad esempio per tante volte, anche soltanto salutare l'autista del bus, ti dà exp. Tu in pratica livelli delle cose, tipo, che ne so, più spacchi alberi, più fai exp, più prendi cavolfiori. In pratica qualsiasi cosa faccia mi dà exp. Esatto. Zyrex, ora c'è un altro problema. C'è un nemico c'è un nemico che mi ha lanciato una granata. E ho anche capito dov'è. È esattamente lì sopra. Puoi darmi una mano? Sì, sta arrivando, non ti preoccupare. Sono salito di livello, Zyrex, completando una missione. Sono già a livello 32. Ok. È stato piacevole che l'hai visto. Sì, beh, posso fare molto di meglio allora con questa cosa delle missioni, effettivamente. Posso veramente fare un sacco di XP.
Ma allora dovrò concentrarmi su tutte le missioni, anche perché ne ho tantissime in realtà da fare. Sono in realtà molto, molto indietro. Beh, in effetti sì, molto, Oh, Zarek, scusami, io non sono furbo come te in queste cose. Quindi, va bene, allora mi concentrerò sulle missioni. Ma scusa, solo questo? Non può essere questo il tuo segreto e basta. Sicuramente hai qualcos'altro in mente. Guarda, ci sono altri trucchetti, però te li faccio scoprire più avanti quando andiamo in partita, dai. Cosa? Che trucchetti? Ci sono dei trucchetti un po' particolari che quelli là ti fanno salire proprio in un battibaleno. No, allora dimmeli subito, scusa, io voglio salire subito di livello, non voglio salire dopo di livello, io voglio adesso. Facciamo che aspettiamo un altro po'. No, aspettiamo cosa? Scusami un attimo, mi puoi dire questo segreto al posto di fare il furbetto? Guarda che sei proprio un peracottaro quando fai così, io voglio sapere come livellare. Allora, dimmi. Sì, ora dico uno di quei trucchetti. Tu mi dirai normalmente, ma io lo faccio sempre, come faccio a non farlo? Ti spiego. In pratica, quando tu sei in una casa, metti caso, c'è l'accesso sopra il tetto, tu cos'è che fai solitamente? Spacchi il pavimento, così ti lascia giù il drop. Certo, giusto, così ottengo. Come sbagliato, scusami, non devo prendere il loot per caso? Lo devi prendere, ma in un modo differente. Devi uscire dalla casa e apri l'accesso normalmente. Sai perché? Perché aprendo più chest e casse di munizioni anche, ti dà un sacco di exp. È la stessa cosa del prima. Tu stai dicendo che io dovrei aprire... in realtà sai che a volte lo faccio comunque. Cioè, allora, non sempre. Ma ora che mi ci fai notare... e tra l'altro sto facendo un sacco di XP in un modo strano. Sto pescando pesci e pescare i pesci mi dà un sacco di XP. Questo è geniale. E poi a me piace pescare i pesci su Fortnite. È un bel modo per fare tanta XP. Allora, Otti, in realtà avrei anche un altro segreto. Però quello te lo posso mostrare soltanto in un'altra modalità, ecco. Scusami. Come? Un altro segreto? Un altro segreto per fare XP, per caso? È certo che ce li ho. Che mi hai preso? Per uno sprovveduto. Sì, in realtà sì. Zarek, io ad esempio ho la missione di volare 20 metri con un pollo. Allora lo faccio adesso, così ottengo XP. Vabbè, ovvio. Ecco, l'ho fatta. È fatta? Ok. Il cinghiale! Il cinghiale mi sta toccando. Tieni il pollo, vai. Dagli il pollo al cinghiale. No, veloce che muore dalla safe. No, muore dalla safe. No, cinghiale! Ma dove va il cinghiale? C'è un player, l'hai visto? Zarek è morto. Sì, sarebbe meglio andare in safe anche perché abbiamo un player davanti. Zarek, dobbiamo andare in safe, accidenti. Infatti andiamo. Oh, Otti. Ma con chi ti questi sei sparando? Questi qua mi sembrano abbastanza forte. Non lo so, loro mi stanno sparando, non è che li ho sparato io. Vediamo se con questo lanciarazzi. Accidenti, è scappato via. Va bene. Andiamo in safe, per favore. Ho capito. No! La safe! Zarek, abbiamo dei nemici lontanissimi di là. Cavolo, siamo proprio messi male, accidenti, con la safe, va bene. Comunque devo dirti, Zarek, che i tuoi consigli funzionano, perché in praticamente in una sola partita, facendo giusto due missioni, sono già a livello 32 e quasi 33. Quindi effettivamente i tuoi consigli funzionano alla grande, cavolo. Grazie, lo so. E ti dirò anche di più. Sai che sopravvivere alle tempeste ti dà anche exp? Sopravvivere alle tempeste? Sì, te lo giuro. Ma ogni partita praticamente sopravvive alle tempeste. Esatto, quindi ogni partita fai exp. Zarek, c'hai un nemico proprio davanti a te, te lo dico. L'ho notato. Octi, non mi morire, per favore. Non è facile. Ti dico, Octi, non so neanche come sono vivo. Oh, ho atterrato uno! È atterrato? Bravissimo. Ucciso. Zarek. Okay. Zarek, sono messo proprio bene. Ma ho fatto anche dell'exp perché ti ho fatto l'assist. Ok, ottimo. Gente. Arrivo. Zarek, andiamo via. Prego. Ti prego. Sopravvivi. Arrivo. Io sopravvivo, Sì, ho capito, sto arrivando, non ti preoccupare. Zarek, siamo in 6 rimanenti, vuol dire che ancora due persone e poi, li abbiamo stracciati tutti. Esatto. No, in realtà 4 persone. Attento. Il Trax, attento. Oh mio Dio! Ma è fortissimo. Attento. Non mi sparo. Ti proteggo io, non ti preoccupare. Ora ti fai quello che devi fare. Zarek, io mi sto andando via. Ciao! Atterrato uno! Serio? Sì! Bravissimo. Sai che questo qua atterra a me, altro che... Ecco, infatti. No! Ho 28 di vita! Lo cerco di far cadere. No! Mi ha distrutto! No, Zarek, porta questa vittoria a casa. Non penso proprio, è sopra di me. Va bene, non importa, ma... adesso guarda come balla! Zarek, sono già a livello 33! Guarda quante missioni ho completato, accidenti!
Guarda che alla fine abbiamo fatto 12.000 di exp. Cioè, ma cioè, infatti, ma scusami, 48.000 di punti esperienza in una sola partita. Vabbè, ok, col mio trucchetto ne puoi fare anche molti di più in realtà. No, scusami, quale trucchetto? Dimmelo subito, perché dopo questi, cioè, due livelli in una partita, allora... Dimmelo, dimmelo! Guarda, ora te lo mostro subito. Allora, Octi, guarda, per fare questo trucchetto è semplicissimo. Allora, vai su modifica, clicca su rissa squadre e basta. Dobbiamo entrare in partita, chiaramente. Vabbè, ovvio. Ma tu hai il codice Octi nello shop? Sì, certo. Sei che ce sicuro? Certo, e sei iscritto pure al mio canale? Ovvio che sì, sono pure abbonato. Molto bene. Zerek, sono atterrato. Mi puoi dire in cosa consiste il modo per ottenere più livelli in maniera veloce? Grazie. Così Devo, livello. Allora, non ti ho portato qui casualmente. So che tu mi dirai che cosa ci facciamo a Pantano. È molto semplice. Allora, nel posto dove tu ti trovi, okay, ci sono le... come si chiamano? Le taniche che ti danno lo shield, ok? Spaccale il più possibile, ti fai full, quello che vuoi. E poi prendi e ti do questa canna da pesca. Ah, tra l'altro devo curarmi con lo slurp. Ah, guarda. Ok. Ah, va grazie bene per la canna da pesca. Beh, pescare dà un sacco di XP. Esatto. Devi pescare nei punti. Basta. Devo pescare nei punti. Questa sarebbe la tattica per fare più XP. Ma allora scusami, perché non lo posso fare in partita normale? Me lo puoi spiegare? Perché è molto più semplice. Perché tu nel frattempo che sei rissa squadre, cioè se vai in una partita normale la gente ti viene a sparare eccetera. Se invece tu vieni a rissa squadre hai il più tempo per te, ti puoi fare gli affari tuoi, ti puoi lottare tutta Pantano. Cioè ora siamo solo io e te a Pantano. Ma cioè, allora vuol dire che... ma allora Zerek vuol dire che... cioè, che rissa squadra è la modalità migliore per fare XP. Certo che sì. E la cosa ancora meglio è che qui, a parte che fai l'exp per le safe, come ti avevo detto, perché okay, qui le safe vengono subito fatte, ma in più vengono droppati gli airdrop. Quindi cosa fai? Tu prendi e quando sei a fine partita ti raccogli quelli che ti danno tipo 700 di exp. Cavolo, ma... allora inizio subito. Zerek, che sono già salito a livello 34, ma... cavolo, ma... cioè... t'ho detto, t'avevo detto. No, no, allora, no, allora, allora, d'ora in poi praticamente giocherò a rissa squadra per livellare tantissimo. Ma tu come le hai scoperte tutte queste cose? Me lo puoi spiegare? Io, giocando semplicemente, normalmente. Volevo avere le skin super bellissime, voglio ancora quella di livello 100. Oh, cavolo, è vero, le voglio anch'io quelle skin. No, 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 allora devo stralivellare, accidenti. Aspetta, ma dov'è questo NPC? Me lo puoi far vedere? Ah, eccolo, eccolo, eccolo qua, eccolo qua. Quindi da lui dovrei comprare lo sparaslurp. Cioè esatto, così io sto fuori safe, mi curo e però intanto pesco. Questo è il disco. Ovvio. Oh, eccolo, eccolo qua. È lui? Sì, guarda. Scorte 5, ne puoi comprare 5. Perché ne hai comprati? Scusami, perché ne hai comprati 5? Me lo puoi spiegare? Vabbè, ti curi doppio. Guarda qua, che figata è! Ma quindi posso andare in giro adesso e mentre mi curo con lo sparabende continuare a lootare e a pescare i pesci? Ovvio che sì. È così che sei arrivato quindi al tuo livello 56, eh? Visto? Prima me ne stavo un attimo avanzando, però adesso ti ho svelato come ho fatto, dai. Ma guarda, io adesso tipo sto pescando, ora mi curo con lo sparabende e continuo a pescare, quindi questo mi stai dicendo? Ovvio che sì. Sono già a livello 34, quasi e mezzo. No, no, queste tecniche funzionano un sacco, Zerek. Grazie!